così come abbiamo iniziato ricordando la figura di Gigi Rodamonte, vogliamo così concludere. Il memoriale organizzato dall'associazione a lui intitolizzata per ricordare proprio Luigi Rodamonte non ha un fine prettamente agonistico, ma vuole essere un monito per stimolare in ognuno dei partecipanti e agli organizzatori un senso di continuità nell'alimentare sempre qualsiasi forma di cultura, non meno quella sportiva, generatrice di confronto, crescita e realizzazione. Molti ricordano Luigi per il suo garbo e la sua dedizione allo sport, per la sua capacità di relazionarsi in modo diligente e gioioso. Per questo è giusto tributargli con immenso rispetto un momento sportivo, perché lui sapeva cosa fosse il rispetto, lo praticava con tutti e non disattendeva mai la parola data. In passaggio, non disattendeva mai la parola data, ed è questo un po' quello che stasera avete fatto. Siete stati presenti perché avete dato anche voi la parola per ricordare questo momento. Luigi era l'amico degli amici. Questa è la definizione che vogliamo usare per ricordarlo. Passiamo ora ai ringraziamenti e a quanti hanno permesso la realizzazione di questo terzo memorial. In primo partiamo dalle autorità sociali, politiche. In questo momento nella persona del sindaco di Mazzarrone, il dottore Spada, a cui facciamo un caloroso applauso. Doveva esserci... Sì, ora poi facciamo avvicinare tutti. Intanto i ringraziamenti, poi avvicinate... Doveva esserci anche il suo collega della città, ma... Non c'è. Inoltre vogliamo ringraziare l'amico Franco Piscitella, a cui vogliamo dedicare un applauso, perché l'amico Franco era molto legato, era proprio un forte legame a Luigi Rodamonte, non solo calcistico ma anche nella vita. L'anno scorso voleva essere qui con noi nel secondo memorial, non è potuto venire, ma ha fatto sì che la sua presenza ci fosse attraverso un trofeo che, non ricordo, che è stato vinto proprio, donato volutamente dall'amico Franco Piscitello. Un ulteriore ringraziamento a Tano Meli, gestore dell'impianto che ci ospita, e all'amico Alfio Zungo per la presenza qui stasera in questa struttura che ci ospita e per la disponibilità. E ringrazio inoltre il dottore Marcello Motta, che a fine chiamerò perché ho piacere e anche lui ha piacere di esprimere un suo particolare pensiero. Alla fine sarà qui con noi dopo la premiazione per esprimere un suo pensiero. E l'amico il signor Cuius che stasera è voluto essere qui presente portando un messaggio ai familiari della grande amicizia che lo legava alla figura di Luigi Rodamonte. Passiamo alla premiazione. Io ora educatamente e con la stessa senso di ordine che abbiamo chiamerò singolarmente chi premia e chi verrà premiato per ricevere il premio e per la foto di rito. Partiremo dalle medaglie del secondo e terzo posto. Chiamo per premiare
il secondo posto l'amico Piscitello, se può venire qui vicino a noi. Che le medaglie sono qua. Vengi, vengi. Sì, facciamo questo momento allora. Mentre che è lì davanti l'amico Franco Piscitello vuole donare questo omaggio alla moglie. L'emozione è forte. So che vediamo se si sente, vuole dire qualcosa o passiamo alla premiazione. Ma cosa devo dire? De Luigi non c'è niente da dire, perché era un grandissimo uomo. Io ho conosciuto, io ho lasciato tanti ricordi qua a Gran Michele, ma il ricordo più bello che ho è l'amicizia che mi recava tantissimo a Luigi. Allora, lei premia il secondo classificato, la squadra del Lentini, cioè Barone Carne, un rappresentante della squadra. Lui no, è qua, quindi non si può autopremiare, non mi sembra. Quindi un rappresentante del Barone Carne di Lentini. Un applauso per i secondi classificati. Può venire qua davanti direttamente a ricevere la medaglia e per la foto diritto. Marco, ora te lo vengo a ricordare il giocatore. Giratevi, giratevi. Non preoccupare, perché ce l'ha. Grazie. Santo. Devi stare sacrificato, Marco. Posso andare? Devi stare sacrificato. Benissimo, allora premiamo la terza posizione e sarà direttamente la figlia Loredana, che invito qui davanti. Terzi classificati, Caltagirone. Invito qui un rappresentante. Giratevi per la foto di rito. Perfettissimo. Allora, un premio fuori scaletta era con la medaglia del primo classificato, ma non è per la prima società che ha vinto, ma è per il miglior giocatore di questo Memorial. Una cosiddetta giuria super segreta ha voluto valutare tutti i giocatori e del Lentini il numero 8 Marco, quindi c'è, arriva, sta per arrivare, riceve il premio come miglior giocatore del Memorial. Attendiamolo che sta arrivando. Premierà, sì, il tempo che lo sta, perfetto, lo premierà fratello, il figlio Tony, è qui con noi, eccoci qua, premierà con la medaglia del primo classificato Marco, avvicinati qua per ricevere la medaglia. Andiamo avanti. Ci sono due targhe di riconoscimento. Una la consegnerà direttamente la figlia Maria Carla, che invito qui davanti. Più belli, ma non ha niente.
Ci premiano perché sei più bello, ma non perché ti mettono meglio. Basta, che me lo meriterevo io. Ma tutte quante me lo... Allora, per la bellezza facciamo dei premi a parte. Allora, la figlia Maria Carla vuole consegnare come segno di ringraziamento per la sua presenza, per la sua testimonianza di vicinanza, il sindaco di Mazzarrone, il dottore Spada, che invito qui davanti. Eccola qua. Un altro applauso. C'era la targa per il suo collega non c'è. Giuseppe, gliela portiamo. Sarà fatto. Allora, il sindaco di Mazzarrone, il dottore Spada, qui presente, procederà alla premiazione del trofeo del terzo memorial che, così come vi ho detto all'inizio, ufficialmente vinto per il terzo anno di fila, rimane di proprietà, non tornerà più, rimane di proprietà alla squadra che ha vinto questo, Maria Carla, insieme. Così come detto, rimarrà di proprietà della squadra che lo ha vinto per il terzo anno, questa era la regola di quest'anno, e lo vince il Mazzarrone Calcio. E invito qui davanti. Ma aspetti che sta parlando tutti, ci sono tutti. Perfettissimo, grazie. Un applauso. Allora, prima di... Allora, ci siamo per la foto, l'abbiamo fatta. Dai per la foto e passiamo al momento finale. Passiamo al momento finale, conclusivo di questo memorial. Ho dimenticato di dirvi, l'associazione che ha organizzato il memorial vuole lasciare, ragazzi, vuole lasciare un segno tangibile con un contributo, vuole lasciare un contributo all'associazione sportiva che ci ospita, affinché possano essere da spunto per le attività agonistiche di chi non si può permettere o di chi è in difficoltà, per incentivare quei valori dello sport che lo stesso Luigi voleva portare avanti. Momento conclusivo, invito l'arbitro, il signor Luigi, qui davanti per favore. Senti che Alfio Zumbo sta facendo un momento. Siamo arbitro, poi la invito qui davanti. L'arbitro. E i signori lì, Alfio, poi non andate via perché vi voglio anche voi qui davanti. Sì, l'ho voluto chiamare tanto perché per portarle il sentimento di ringraziamento per aver dato la sua professionalità nello svolgimento di questo momento, ragazzi, e affinché anche lei possa dire due parole per concludere questa bellissima serata. È iniziata bene perché, intanto buonasera, perché Luigi si chiamava il papà della signora e Luigi mi chiamo io, quindi già siamo partiti col piede preciso. Io spero che il prossimo anno sia rivoluzionata questo tipo di situazione, di questo torneo, cioè cominciare dai piccoli e terminare con i grandi, o se no l'inverso, no ma è giusto così, perché così i grandi, vedendo i piccoli come giocano e si divertono, anche se perdono 3-4-0, sorridono, mettono la palla al centro e ripartono di nuovo.
quindi io sono stato abituato così, spero di insegnarlo agli altri, già lo sto insegnando, eh. Grazie lo stesso e buona serata. Grazie a lei, invito il dottor Marcello Motta a venire qui davanti. Anche il dottor Marcello Motta vuole concludere questa serata riportando un suo particolare pensiero. A lei la parola. Grazie. Un ringraziamento particolare e personale volevo fare alle quattro squadre. La cosa bella di questo memorial, di questo trofeo, è che non ci sono né vincitori né perdenti, ci sono soltanto classificati. Quindi si parte dal primo posto, il primo classificato, per arrivare al quarto classificato, al quarto posto. Questo sicuramente fa sì che ci sia la competizione, ma che sia una competizione paritetica. È sempre una contraddizione, ma sicuramente il signor Luigi Rodomonte avrebbe voluto che fosse così il suo memorial. Io ricordo il signor Luigi Rodomonte perché è amico della famiglia Rodomonte, tramite Maria Carla, che mi ha fatto conoscere la sua famiglia, ho avuto la possibilità di apprezzarne le doti del signor Rodomonte. Tra l'altro ci accomunavano più cose. La prima, come sportivo, anch'io sono un tifoso del Milan e quindi questa cosa per lui era esaltante. La seconda, e ritengo la cosa più importante, ci accomunava la musica. Per lui la musica era tutto, non poteva essere altrimenti. Lui era un animo nobile e quindi come animo nobile doveva amare un'arte, la prima arte, la più profonda, la musica. Ritengo che sia stato una persona amabilissima, tanto è vero che ne danno atto i suoi amici di un tempo passato e trascorso anche nei campi di calcio. Grazie anche a voi per la vostra testimonianza questa sera. Un torneo che ha iniziato in punta di piedi, ma che è cresciuto. Ci avete dato la possibilità di poter apprezzare due orette di sport puro, di sport bellissimo. Grazie. Il signor Luigi Rodomonte, chi è stato? Per me un moralizzatore silente. Grazie. Conclude col suo personale messaggio e concludiamo così il terzo memorial, la figlia Maria Carla, che invito qui davanti. Maria Carla, do il mio personale ringraziamento perché per il secondo anno di fila ha voluto che la mia presenza ad essere qui. Anche io sto imparando a conoscere la figura di tuo padre e grazie a te comincio a conoscere i valori che trasmetteva tuo padre. Grazie Santo, sei stato gentilissimo e prezioso. Io non vi trattengo a lungo anche perché vedo che la gente va via e lamenta il freddo. Vi dico grazie ad ognuno di voi, per chi ha partecipato con commozione, con dedizione col cuore, anche per chi invece ha giocato e non ha ritenuto di onorare la figura di mio padre anche stando zitti nel momento in cui ci sono stati i ringraziamenti. Io sono una persona molto impopolare a volte, però è giusto perché, come si diceva poc'anzi, lo spirito di questo memorial non è esibirsi. Mio padre non aveva bisogno di esibirsi come ognuno di noi non ha bisogno di esibirsi, ognuno se lo trova nel proprio intimo. Però papà aveva un grande rispetto, era sempre silente apparentemente, bastava guardare coi suoi occhi e mandava i messaggi. E io potrei non onorarlo se non avessi detto quello che penso. Quindi un ringraziamento di cuore da parte mia e di tutta la mia famiglia e anche di Cesare che non è presente, che è il secondogenito. Ringrazio mamma che è sempre presente in queste manifestazioni. Grazie per averci naturalmente donato la vita. Ringrazio Tony
Ringrazio Loredana, ringrazio il qui presente nipotino di papà, Mattia, e veramente col cuore vi dico semplicemente grazie. E apprendete un po' anche dal messaggio che ha letto poc'anzi Santo. Grazie, alla prossima manifestazione, che sicuramente avrà ancora più successo di quella di questi anni. Grazie ancora.